Progetto Case poteva costare un po' di meno? Credo che sia stato un grande successo. Sì, credo che sia un grande successo, credo che siano polemiche sterili, si verificheranno domani, è un grande successo dal punto di vista anche dell'esperienza, la stiamo confrontando in varie sedi, anche con l'Istituto Nazionale di Urbanistica, con gli altri esperti, nel capire quale deve essere il processo di realizzazione di strumenti durante l'emergenza, non dopo l'emergenza, e credo, basta fare due conti, non credo che siamo fuori parametri straordinari, ho avuto modo di dirlo in altre sedi pubblicamente anche a livello europeo, benché come sappiate non sia io che segua questa parte dell'attività emergenziale. Ho piena fiducia in Calvi, piena fiducia in EUCenter, che è un centro di competenza nazionale per quanto riguarda tutto l'approfondimento della conoscenza dell'ingegneria sismica, così come RELUIS, sono due centri di livello nazionale. Io personalmente non ero e non sono, diciamo, direttamente interessato a questo, non vuol dire che sono assolutamente certo di come sono state svolte le cose, non solo per quanto mi riguarda le cose che in qualche modo sono state di mia competenza e di competenza comune, sono sempre state gare, appalti a livello europeo, per cui direi che anzi io sono sempre per la garanzia del codice civile laddove, penale dove, quindi per vicende personali piena fiducia nella magistratura e nei codici, quindi non c'è niente da temere. Ma hanno delle prospettive importanti, soprattutto laddove si abbia a che fare con edifici strategici che debbono mantenere una continuità di funzionamento anche dopo un evento sismico forte. Quindi io credo che nell'ambito ospedaliero, ma anche in ambiti di caserme di vigili del fuoco, di carceri, di caserme di carabinieri, di polizia e così via, il futuro è questo. Sono stati realizzati da due società diverse, la AIGA e la FIP, e sono costati circa 1.430 euro ciascuno. Quindi se vogliamo vederli nel loro insieme, hanno pesato per circa l'1,5% sul costo degli edifici nel loro complesso. Molto poco, quindi. Però poi bisogna calcolare anche queste piattaforme. Sì, certo, le piattaforme in questo caso avevano anche una necessità legata al fatto che non si sapeva dove sarebbero stati costruiti gli edifici e che tipo di edificio sarebbe stato costruito al di sopra. In generale in parte si possono evitare. Va comunque tenuto conto che, come si vede, questi spazi vengono anche utilizzati come spazi di parcheggio, la piattaforma inferiore viene utilizzata anche come fondazione, quindi i maggiori costi sono molto bassi. Queste abitazioni modulari erano già antisismiche di per sé stesse, qual è la risposta? Beh, dipende da che cosa intendiamo per antisismico. Questi edifici che sono costruiti al di sopra delle piastre hanno ovviamente una buona resistenza sismica, anche perché gli isolatori non annullano le azioni, le riducono in modo significativo. Certo, per un terremoto come quello che si è verificato all'Aquila, questi edifici costruiti senza isolatori nella maggior parte dei casi non sarebbero stati abitabili dopo l'evento, mentre in questo caso rimarrebbero sostanzialmente senza danni o con danni molto limitati.